tutti ragazzi, qui è Visio e Marcolino e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video sul tema Dragon Ball. Allora, ve l'abbiamo già annunciato, peraltro subito vi lasciamo sopra la testa di Marco la playlist Dragon Ball, perché l'altra volta abbiamo aperto Goku che combatte contro Vegeta e quindi avevamo già detto che sarebbe uscito questo Goku. Allora Marco, qua ci sarà da fare un attimo un discorsino, perché praticamente questo è Goku che fa la Kamehameha furiosa contro Freezer. E praticamente Toyotaro, che tu mi sai di chi è, no? È illustratore di Dragon Ball Super. Praticamente ha creato una sorta di fusion. Allora, ti spiego. Goku che fa la Kamehameha furiosa, ovviamente, nello scontro contro Freezer. Okay. Va bene? Bardock, che possiamo trovare qui, che adesso vi facciamo vedere, è il giavellotto della rivolta che fa contro Freezer, ok? Quando Freezer vuole distruggere il pianeta Vegeta. Ah, bellissimo! Okay. Che cosa ha fatto Toyotaro? Ha preso questi due Goku e Bardock, li ha uniti e li ha fatti fare la Kamehameha padre figlio, che è quella di Goku e Gohan. Quindi diciamo ha fatto un maxi fusion, una cosa veramente molto... Ha fatto un artwork Toyotaro. Esatto. E la ben presto ci ha fatto la figure. Io devo ammettere che non ho collezionato Bardock, perché però a me piaceva troppo Goku e mi piaceva troppo nel momento proprio che combatte contro Freezer. Va bene? E quindi... Però a noi ci piace pure Bardock, quindi adesso dopo spingeremo di fargli comprare Bardock. Vabbè. Raga, ma prima di iniziare questo video, noi come al solito vogliamo lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordiamo che se possibile vi lascerò sotto in descrizione i link per poter acquistare queste figure. Come vi dicevamo nel video scorso, abbiamo un po' tardato con Marco perché questo dovevamo farlo tipo 5 mesi fa, però... quindi non so se è ancora disponibile, però nel caso vi troverete tutto. Va bene? Spostiamoci e andiamo ad aprire Goku. Allora Marco, eccoci qui. Questo sì? È Goku Super Saiyan che fa la Kamehameha furiosa. Che però insieme a Bardock fa la Super Kamehameha. No, fa la Kamehameha padre figlio. L'illustrazione è di Toyotaro. Tanta roba, Marco. Stavo leggendo, si chiama Yako Kamehameha. Sarà la Yako Kamehameha, Marco. In italiano è Kamehameha padre figlio. Ok, la versione giapponese della padre. Son Goku. Eccola qua, vedi? Guarda, comunque le statue insieme sono veramente, veramente belle. Se Bardock costa poco, te lo compro io. Oh, io però non lo voglio. Non lo mettiamo. È quello il problema. No, a me mi piace troppo il fatto di avere Goku che fa la Kamehameha furiosa. Ti ricordi quando Freezer fa finta di essersi pentito e poi lui dice sei un folle e gli spara. E ti devo dire, questo personaggio praticamente, Marco, quando l'ho visto mi ha ricordato così tanto quel momento di Goku Super Saiyan che finisce Freezer, che ho detto no, questo me lo devo comprare, perché secondo me la qualità di questa figura è proprio ricordare quel momento. Non lo so, mi è piaciuta davvero tantissimo. Allora, io tanto vado per tutto. Questa è la base. Va presto. Comunque Marco, questo, contrariamente al Goku che abbiamo fatto l'altra volta, è della scala che io mi aspettavo dell'altro Goku. Di quella, bravo. Invece quell'altro era gigantesco. Però io mi aspettavo una cosa del genere, la stessa scala di e questo. Questo c'ha pure il battle damage. Questo sì, ma poi Marco guarda che roba. Questo è fatto proprio meglio. Sì, questo è veramente io... bello. Te l'avevo detto Marco, quando l'ho visto questo ho detto no, lo devo comprare per forza, perché è sempre ben presto. Allora Marco, dimmi tutto. Guarda che roba. È un altro livello dall'altro. Solo battle damage, ok, ma pure a livello forse perché è più piccolo dettagliano meglio, non lo so, mi sembra più dettagliato. Non lo so Marco, però io ti ho detto questo quando l'ho visto, ho detto subito ah, questo è Goku quando combatte contro Freezer, proprio. Questo è bellissimo. Guarda che bello, che gli fa la Kamehameha a una mano sola e insomma lo finisce. Bello. Devo dirti, secondo me le ferite Sono fatte proprio. Sono fatte bene, però sono un po'. No. Telefonate. Adesivi, ecco. Sono adesivi, sembra, su 2D. Okay. Cioè, non danno. Quindi, se te vai a guardarla proprio sul dettaglio, non è fatta benissimo. Però l'effetto che fanno sulla figura. Guardandola un po' nel globale, diciamo che va. E poi, Marco, guarda qua che roba. Cioè, la scultura del pantalone è clamorosa. Guarda che bello. Guarda che bello l'effetto del laccio, mentre negli altri si nota poco. Guarda che dal rientro sì. Qua che si vede molto di più. Sì, bello. Allora, andiamo ad assemblare. Questo è solo due pezzi, quindi facciamo subito. Ok. Mamma mia, è figo questo. Proprio bello. Allora, qua in teoria questa base qui è in modo tale che lui possa... Cioè, questa base è per tutti. Quindi tu volendo puoi attaccare o uno e l'altro, oppure al centro metti solo Goku. Come faremo noi in questo momento, perché io ho solo Goku. Ok, Marco, eccoci qua, l'abbiamo attaccato.
Guarda un po' che roba. Bella la posa. Sai che non, mi sembra un po' che punta verso l'alto. Dici che l'abbiamo attaccato bene? Oh, penso di sì, però non so sicurissimo. Perché da lì eh sì, perché poi sotto c'è va Bardak. Comunque sì, cioè la posizione è questa. Eccolo qua, sì. Sì. Cioè, è vero che nel fumetto spara verso il basso, perché pure io c'è esatto, una scena che me esatto, perché lui sta in alto, ovviamente. Via. Questa è studiata per poterci ah, mettere... Ah, però è sta fusion che ha fatto Toyotaro, probabilmente... Sì. Comunque, Marco, questa mi piace proprio tanto e mi piace di più dell'altro Goku. Però tanto, tanto lo facciamo entrare in campo, visto che ce l'abbiamo qua. Eccolo molto, molto qui. Di più. Ma lo vedi? Sì. Allora, intanto il colore, subito. È sì. Molto più rosato, questo è più bello. La scultura dei pantaloni... di un altro livello è inserito il sangue che non è da poco, anche se comunque l'effetto è un po' più 2D. Sono belli tanti dettagli, no? È fatta meglio. Sai che c'è, cioè, sembra, è come se lui sembra non finito ancora, no? Invece questo sì, poi vedete c'ha comunque anche i graffi sul vestito che comunque fanno l'effetto. Questo vedi è così basic, tutto sì, da finire. Sì. Però meritano tutti e due, Comunque sì, dai Marco, alla fine sono due bellissimi. Assolutamente. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate la mia padre figlio di like. Mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto questo Goku. Se voi avete collezionato anche Bardak, o se invece avete preso solo Goku, o se avete preso solo Bardak. Mi raccomando, sempre un commentino qui sotto. Noi vi diamo appuntamento, francamente non lo so quando, Marco, non so se con Dragon Ball continueremo ancora. Per sempre, finché esce qualcosa che ci piace, sicuramente la prenderemo. Qui da Visio, Marco e Goku, è davvero tutto, però vi mandiamo un grosso saluto. Ciao.